Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video voglio farvi vedere questo lapislazzuli e insomma parlarvi un po' di questo minerale e scoprire come riconoscere se è vero o falso. Qua si può vedere la pirite. Date. Ok, innanzitutto questo minerale viene utilizzato per anelli, pendenti e braccialetti e i lapislazzuli di colore meno bello vengono tinti, quindi hanno un colore molto scuro e per riconoscere se sono falsi o veri basta vedere se hanno pirite o calcite. Se non l'hanno probabilmente vorrà dire che il vostro esemplare è un falso. E se proprio il colore è molto scuro, vuol dire che quasi sicuramente è un falso. Allora, per riconoscere questo minerale e non confonderlo con altri minerali, come con l'agata, magari uno che non è molto esperto, dovete vedere se ha incursione di calcite o pirite. Ok ragazzi, adesso per riconoscere questo minerale, se è vero o falso, basta strofinarlo con un batuffolo di acetone o alcol per vedere se è falso. Possibilmente fatelo su un angoletto, magari per non rovinare la pirite o calcite. E datemi il tempo di preparare e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho preso il batuffolo e adesso lo strofinerò. Ovviamente con alcol. Ah no, scusate, con acetone ragazzi. Strofiniamo bene. Non sembra lasciare niente. Continuiamo. Adesso vi dimostro che è acetone. Che insomma non lo sto strofinando con acqua. Guardate. Ok ragazzi, non sembra lasciare macchie. Adesso vi farò vedere che appunto è acetone. Ok ragazzi, come vedete è acetone. E comunque adesso farò vedere che lo metto per dimostrare che non è acqua. Guardate. Ok. Adesso strofiniamo. Guardate. Non sembra lasciare macchie, come vedete. Ok ragazzi, questa è la parte dove ho strofinato, come vedete. E non ha lasciato niente, guardate. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia servito di aiuto. Magari se avete lapislazzuli, avete dei dubbi. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi, se non l'avete ancora fatto attivate la campanellina e ciao!